Quale legge dice che una donna è un genitore migliore semplicemente in virtù del suo sesso? Ho avuto tempo di pensarci molto. Cos'è che fa un buon genitore? È qualcosa che ha a che fare con la costanza, a che fare con la pazienza, che ha a che fare con l'ascoltarlo o col fingere di ascoltarlo, se ti manca anche la forza di ascoltare. Ha a che fare con l'amore, come diceva lei. E io non so dove è scritto il fatto che una donna ha l'esclusiva, il monopolio, e che l'uomo difetta di certi sentimenti che ha la donna. Il bambino ha una casa con me. L'ho fatta meglio che potevo, non è perfetta. Io non sono un genitore perfetto e qualche volta non ho pazienza. E mi dimentico che lui è un ragazzino. Ma sono lì. Io mi alzo la mattina, facciamo colazione, lui parla con me, poi andiamo a scuola, la sera ceniamo insieme, parliamo, gli leggo. Abbiamo costruito una vita insieme e ci vogliamo bene. Se tutto ciò verrà distrutto, potrebbe essere irreparabile. Joanna, non lo fare, ti prego.